Oggi ti volevo parlare di come si gioca il finale, ma non tanto dal punto di vista pratico del senso, ma tanto dal punto di vista psicologico che molti tendono a trascurare, ma che in realtà è molto importante nel gioco degli scacchi. Allora, prima di tutto, quando ti avvicini a questa fase del gioco, devi prendere coscienza che sei arrivato nel finale. È inutile continuare a giocare come fanno molti, che fanno medio gioco e finale in un'unica tranche e non si accorgono di quando è arrivato il finale, di quando si passa da una fase all'altra. E quindi continuano ad analizzare posizioni per posizioni, ma non sanno che il finale va giocato diversamente dal medio gioco e sono due cose completamente diverse. Come dice un gran maestro molto noto, afferma che il medio gioco tende a metterci in uno stato di agitazione mentale. Perché succede questo? Perché nel medio gioco sappiamo che è una parte della partita in cui avvengono molti sacrifici, ci sono le combinazioni nell'area, tutti e due i giocatori comunque sono sotto tensione e la concentrazione è massima in quel punto della partita. Infatti, sempre lo stesso Gran Maestro afferma che il passaggio dal medio gioco al finale si passa dalla poesia della scacchiera alla prosa del finale. Quindi la parte che predomina il medio gioco è la parte tattica e combinativa, e quindi le brillantezze e i diversi tatticismi. Mentre quando si va nel finale, ciò che prevale sono comunque le mosse posizionali. Perciò, quando passi dal medio gioco al finale, ti consiglio vivamente di prenderti qualche minuto di tempo dal tuo orologio, se è possibile, per rilassarti e farti magari qualche bella passeggiata, in modo tale che ti schiarisci le idee e quando ti risiedi al tavolo di gioco, riesci poi a comunque a vedere la posizione sotto un altro aspetto, come andrebbe vista per il finale. Per esempio, la regola più gettonata e che si sente spesso dire nel finale è che non bisogna aver fretta. Mentre nell'apertura e nel medio gioco si sa che bisogna organizzare le proprie forze nel miglior modo possibile per cercare di non perdere nemmeno un tempo, onde evitare che il nostro avversario vada in vantaggio di tempi, nel finale succede tutto il contrario. Per esempio, se si può muovere un pedone da H2 ad H4, probabilmente un GM farebbe questa mossa in due tratti, quindi H2, H3 la prima mossa ed H3 e H4 la seconda mossa. Questo non vuol dire aver perso dei tempi. Adesso vediamo perché è meglio fare una mossa del genere in due tranche anziché in una sola. Allora, le ragioni sono principalmente tre. La prima è per guadagnare secondi preziosi sull'orologio. Infatti, nella maggior parte dei tornei magistrali, anche comunque quelli normali, per ogni mossa che effettuiamo avremo un incremento di secondi sul nostro orologio, che solitamente si aggira intorno ai 30 secondi. Quindi, se noi facciamo più mosse, avremo più secondi di incremento. Questa è una prima motivazione molto valida. La seconda è che facendo due mosse, e quindi una mossa così piccola, diciamo, quindi la spinta di pedone H2-H3 anziché H2-H4, porta a cambiare la posizione veramente di poco. E quindi, se la posizione viene invariata di poco, probabilmente non ci saranno eccessivi cambiamenti nella situazione e quindi avremo più tempo per valutare tutti i futuri cambiamenti che avverranno poi dalla seconda spinta H3-H4. Un'ultima motivazione è data dal fatto che se giochiamo con tranquillità e quindi senza affanno nel giocare H2-H4, avremo un costantemente atteggiamento di calma. Che questo atteggiamento di calma, a
apparirà al nostro avversario come se noi fossimo in balia del nostro avversario, lui si sentirà gasato ed è proprio lì che sbaglierà. Mentre noi abbiamo un atteggiamento di calma, lui correrà per cercare di promuovere a tutti i costi e sbaglierà poiché non ha rispettato la regola semplice di avere calma nei finali.